Cari amici, bentrovati a Viola Express. Come vedete siamo sempre qua al Museo del Calcio, location favolosa per parlare di Fiorentina. E in questa decima giornata di campionato la Fiorentina pareggia a Torino contro il Torino per 1-1. Il nostro gol l'ha segnato l'ex Benassi al 60° secondo, quindi subitissimo, e poi purtroppo ci ha pensato la Font a pareggiare con la sua autorete. Parleremo di questo, parleremo di questa serie infruttuosa di trasferte, o meglio di non vittorie, e tanti temi, tantissimi temi ovviamente affronteremo qua insieme ai nostri ospiti. Dopo 10 giornate la Fiorentina ha 15 punti, uno in meno della scorsa stagione alla stessa giornata, e si trova curiosamente al quinto posto con il Milan che deve recuperare una partita, con la Sampdoria, la Roma e il Sassuolo, tutte a quota 15. In linea con le aspettative è molto semplice da calcolare la media, 15 punti in 10 partite, un punto e mezzo a partita, che proiettandolo per 38 giornate porta a quota 57, esattamente lo stesso punteggio raggiunto alla Fiorentina lo scorso anno, che sappiamo, insomma, lo scorso anno non ha qualificato per l'Europa e probabilmente neanche quest'anno. È chiaro dunque, è necessario migliorare questa media. Due punti nelle ultime tre partite, in generale una sensazione che la Fiorentina abbia un po' perso l'abbrivio di gioco, di qualità delle prime giornate. In realtà avevamo già iniziato con l'Atalanta a lanciare qualche segnale per quanto riguarda le carenze dal punto di vista del gioco. Non è, diciamo, nostra abitudine di Viola Express dare delle sentenze affrettate, ci interessa, e lo faremo in questa trasmissione, analizzare il perché certi fatti accadono, in particolare ciò che genera gli eventi. A Torino Pioli ha rivoluzionato l'attacco con Miraias centrale, con Siric largo, con Chiesa nel tridente, confermato. Solo nella ripresa è entrato Simeone, che ha avuto un'occasione, occhi negli occhi con Sirigu, non ha finalizzato e ha portato il suo digiuno di gol a 45 giorni. Questo è un altro tema di cui parleremo. Il capocannoniere della Fiorentina è, a sorpresa, Marco Benassi, centrocampista che ha giocato 615 minuti sui 900 disponibili, ha segnato 4 reti e ha confermato di avere una costanza, una crescita di rendimento assolutamente eccezionale, che in un certo senso autorizzano e giustificano la bontà di questo acquisto, uno dei più sottovalutati dell'estate del 2017. Lo ricordiamo, effettivamente lo prendevo proprio dal Torino per 10 milioni. Pensate, questo ragazzo ha solo 24 anni e straordinari margini di miglioramento. Ha segnato 4 gol, come dicevamo, che sono esattamente un quarto dei gol complessivi realizzati dalla Fiorentina, che ne ha messi a segno 16, un dato sicuramente dopato dal 6-1 nella prima giornata di campionato, perché poi la Fiorentina nelle successive 9 ne ha segnati 10, alla media di 1,1 gol a partita, che è un po' bassina. Benassi in questo momento è il centrocampista italiano che ha segnato più gol ed è in assoluto il centrocampista che in Serie A ha segnato più gol. Ha segnato il doppio di Chiesa e Simeone, a cui la Fiorentina già dall'inizio campionato, insomma nelle intenzioni estive, chiedeva il massimo dal punto di vista dell'apporto realizzativo. Sì, ha segnato il doppio di loro due messi assieme, e singolarmente Chiesa e Simeone hanno segnato quanto Milenkovic, per dare una misura che la serenità dell'attacco sta in questo momento gravando sulla Fiorentina. In generale la Fiorentina in trasferta ha segnato soltanto 3 gol, peggio hanno fatto in Serie A soltanto il Bologna e il Cagliari. Sicuramente la difesa, che è la quarta del campionato, è uno dei punti forti della Fiorentina, su questo si sta basando, e anche sul portiere, che è stato protagonista sfortunato di un altro gol, ma che ha fatto delle parate, ha mostrato avere delle qualità sensazionali, e che è bene ricordarlo, quest'estate con Gino e Freitas, che lavorano fianco a fianco, hanno prelevato dal Tolosa almeno per un valore che è un quarto di quello che vale attualmente sul mercato questo formidabile calciatore molto giovane di 19 anni. Poi parleremo anche della reazione in consulta di Mazzarri. Evidentemente non vincere contro la Fiorentina genera frustrazione negli allenatori avversari, però quello che interessa sottolineare è che occorre riprendere immediatamente sulla strada dei miglioramenti, perché tutto questo messo assieme e questi dati in modo particolare, sicuramente sabato con la Roma, non basteranno per raggiungere almeno un pareggio. Il prossimo appuntamento per la squadra viola è la Roma, al Franchi, sabato alle ore 18 in anticipo. In bocca al lupo a tutta la squadra!